Amici e affezionati della cucina per tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento qui nella mia cucina a vostra disposizione. Oggi facciamo un grande classico, facciamo un dolce davvero sfizioso, una buona panna cotta. Però come tutti i grandi classici ormai si sa, siamo un po' nell'era moderna, ci sono molte rivisitazioni di tutti i piatti classici tra dolci e salati. La mia rivisitazione della panna cotta è un'aromatizzazione proprio alla menta, menta fresca. Vediamo per bene il procedimento dopo. Intanto vado a presentare quali sono gli ingredienti che ci serviranno. Abbiamo bisogno di mezzo litro di panna liquida fresca, quella che trovate nel banco frigo nella grande distribuzione, 100 ml di latte, 125 g di lamponi freschi. Poi vediamo che cosa ci serviranno, perché oltre che per, diciamo, contrastare la dolcezza della nostra panna cotta e che quindi conferiscono un po' di acidità, vanno anche a guarnire il piatto, poi vediamo per bene. 80 g di zucchero e ulteriori 15 g di zucchero. Ripeto, vediamo dopo bene il procedimento. Della gelatina in fogli, vedete, io qui ne ho 12 g, ci servirà per far addensare bene il nostro dolce, e dell'aroma di vaniglia. Quindi, se siamo curiosi di vedere qual è il procedimento per comporre al meglio questa panna cotta, seguitemi. I fornelli ci aspettano, quindi mettiamoci al lavoro. Allora, la prima cosa da fare è riempire una tazza, una ciotola, con dell'acqua fredda e mettere la gelatina in fogli dentro, che nel mentre che si prepara e si scalda la nostra panna, possiamo far ammorbidire i nostri fogli di gelatina. L'altro procedimento che facciamo è quello di andare a fare dei semplici passaggi che però davvero renderanno questo dolce ottimo. Quindi prendiamo delle foglie di menta che abbiamo precedentemente lavato. Allora, non deve essere tantissima perché non deve andare a violentare il dolce, deve essere comunque un dolce delicato. E per aromatizzarla al meglio, in genere io faccio questo procedimento. Prendo un bicchiere da mixer, metto qualche fogliolina di menta al suo interno, diciamo 5-6 foglie di menta, e vado a inserire il latte. Mi raccomando, non fatelo con la panna. Io prendo un mixer e vado a frullare tutto, diventa bello omogenea. Abbiamo frullato la menta insieme al latte. Vi dicevo di non farlo con la panna perché ovviamente si monterebbe. Ora non si vede molto bene dal video, però ha cambiato anche un po' colore il latte. Perché? Perché la menta, frullandosi insieme, ha conferito un pochino di pigmento proprio al nostro latte. Andiamo a vedere quindi il procedimento in pentola. Allora, io ho preso un pentolino. Questa ricetta è per 4 persone. Accendo il fuoco. Fuoco medio-basso. Vado a mettere il latte che ho precedentemente frullato insieme alla menta, tutta la panna liquida, metto tutta l'aroma di vaniglia e poi lo zucchero. Prendo una frusta e comincio a far sciogliere lo zucchero. Ok, abbiamo sciolto lo zucchero nella panna e nel latte. Ora cosa facciamo? Teniamo a fuoco basso affinché non si bruci e lasciamo che arrivi a bollore. Una volta che sta cominciando la bollitura, spegniamo il fuoco e andiamo a inserire la nostra gelatina in fogli. Vi consiglio, durante, diciamo, questo procedimento, fino a che non arrivi a bollore, di girare ogni tanto la panna cotta. Tra l'altro vi dico una cosa, non so se si vede bene dal video, ma sono rimasti alcuni pezzettini, alcuni rimasugli per così dire, della nostra menta. Benissimo, questo quando noi andremo a comporre, diciamo, il piatto, quando andremo a sformare la nostra panna cotta, risulterà più rustica, ma in qualche modo dà anche colore, essendo che è tutta bianca. Ci vediamo dopo, così vediamo anche come si prepara il topping di lamponi. La nostra panna cotta è arrivata a bollore, io ho già spento il fuoco, vedete fuma. Io vado a prendere i fogli di gelatina, li strizzo e li metto dentro la panna cotta, vedete? Per far amalgamare bene la gelatina, vado
a girare sempre con la frusta, così diamo modo alla gelatina di muoversi per bene all'interno del liquido. Noi ora lasciamo intiepidire o raffreddare la nostra panna, così poi la possiamo riporre o in uno stampo grande per tagliarla successivamente a fette, oppure in piccoli stampini per fare dei piatti singoli. Andiamo a vedere come preparare però il topping. Io ho preparato per il topping un piccolo pentolino. Vado a mettere 4 lamponi da parte che ci serviranno per la guarnizione del piatto, ma inserire tutto il restante qui all'interno del pentolino. Io prendo anche mezza tazzina d'acqua, come vedete, la metto all'interno, e i famosi 15 grammi di zucchero che avevamo. Accendo il fuoco, l'acqua ha cominciato a sciogliere lo zucchero, è arrivata a bollore e anche, come vedete, i lamponi stanno cominciando a sciogliersi. Continuo a girare, a mescolare con una spatola affinché non si attacchi, e continuo la cottura finché non vediamo che viene fuori una bella marmellata, una bella diciamo crema abbastanza densa. Quando ci soddisfa la possiamo tirare fuori, possiamo poi decidere se metterla nel mixer e di conseguenza diciamo andare a frullare tutti quei pezzi grossi, oppure tenerla così più rustica e andare a guarnire il piatto come ci piace di più, insomma. Io personalmente vado a mixarla direttamente sul fuoco. Ok, abbiamo ottenuto un composto, dopo averlo mixato, abbastanza omogeneo. Qualche piccolo seme del lampone ovviamente rimarrà, ma questo è un po' il bello, perché renderà, come vi dicevo prima, l'impiattamento più rustico. Continuo ancora la cottura. Ho spento il fuoco, come vedete, e ho creato questo composto abbastanza liscio, ma anche abbastanza denso per poterlo poi utilizzare. La nostra composta, il nostro topping si è raffreddato. Ora cosa facciamo? Io mi sono munito di sac à poche usa e getta e di questo bicchiere da mixer. Ora io vado ad aprire la nostra sac à poche e a riporre l'intera marmellata al suo interno. Questo ci servirà quindi dopo per guarnire il piatto. La nostra composta è dentro, tiriamo fuori, facciamo scendere per bene, vedete? Bella densa. Giriamo e la lasciamo qui dentro. La mettiamo in frigorifero e poi aspettiamo che la panna sia pronta. La panna si è intiepidita. Io ho preso nel mentre questi stampi, che più che stampi sono quelli che servono per cuocere i muffin o degli sformatini, insomma, di verdure. Vado a prendere anche un po' di spray staccante e glielo vado a mettere affinché la panna, quando poi si è raffreddata, si stacchi per bene con facilità. Completata l'operazione, io vado a prendere i miei stampi e ci metto la panna cotta. Vedete? Ok, noi abbiamo completato la preparazione della panna cotta. Io riposto gli stampini in frigo. Ovviamente dobbiamo aspettare circa 3-4 ore prima di mangiarle, però vi assicuro che poi il risultato sarà davvero ottimo. Ci vediamo dopo con la prova dell'assaggio. Direi quindi di cominciare l'impiattamento. Cominciamo a prendere il nostro topping. Facciamo un piccolo taglio. Io gli faccio questo giochino leggero con un pennello. Le 2 foglie di menta. Prendo anche un lampone. Perfetto. Ora la prendiamo. Faccio un taglio più grosso sulla nostra sac à poche. La metto un attimo da parte. Prendo i lamponi e glieli vado a mettere sopra. Intanto vedete, qui sopra si è venuta a creare questa sorta di crosticina. In realtà che cos'è? È la menta che, essendo più pesante dei liquidi, quei rimasugli di cui parlavamo prima, si è depositata sul fondo e crea questo bel effetto, così che quando andate a prenderlo con la forchetta risulta davvero saporita. Prendo il mio topping e glielo metto in questo modo. Vado a ultimare mettendo la nostra menta. Ecco a voi. È pronta la nostra panna cotta. Direi di andare proprio con la prova dell'assaggio. Dopo l'impiattamento andiamo finalmente a fare la prova dell'assaggio. Allora, io in realtà la panna cotta
l'ho preparata ieri. Dovevo assaggiarla ieri sera, ma non potevo, quindi ho fatto passare tutta la notte. Evitiamo un po' brutti scherzi, nel senso che quando poi andiamo a tirarla fuori dallo stampo siamo sicuri che dopo una notte intera si tira fuori bene e si è ben solidificato. Ora, io spero che vi piaccia il piatto, a me piace molto, è ben costruito. Ora però diciamo la prova decisiva, quella delle papille gustative. Andiamo insieme ad assaggiare, vediamo un po' se è equilibrata nei suoi sapori. Allora, non vi dico com'è, è davvero ottima. Si sente molto bene questo spiccato gusto di menta, ma che insieme alla dolcezza della panna, insomma, si uniscono molto bene. Questo topping è quasi acidulo, quindi contrasta questo sapore dolce della panna, come vi dicevo appunto all'inizio del video, è davvero buona. Io vi consiglio di provarla e di farmi sapere nei commenti se vi è piaciuta. Lasciate come sempre un like, seguitemi su Instagram e ci vediamo la prossima volta. Ragazzi, vi auguro una buona giornata e tante buone cose. Buon weekend! Ciao ragazzi!